Primo punto, che cosa significa rivoluzione? Rivoluzione ha un significato proprio, originario, che è sostanzialmente il rivolgersi, cioè il ruotare, il ritornare in una determinata posizione. Rivoluzione è quella che compie la Terra un giro quasi circolare, che si suppone resti uguale a se stesso all'ingrosso per molto tempo. Allora, non c'entra niente con i significati correnti del termine rivoluzione. E adesso vediamo come e perché. In realtà c'entra qualcosa, ma certamente quando si pensa alla rivoluzione non si pensa al ritorno di qualche cosa. Facciamo il brano più citato a questo proposito è quello della quarta bucolica, versi 5 e 7, no? Magnus ab integro seclorum nascitur ordo, iam redit et virgo, redeunt Saturnia regna, iam nova progenies cielo demittitur alto. E qui c'è proprio la rivoluzione come ritorno. È Virgilio che sta dicendo che è cominciata un'era nuova, l'era di Augusto, di pace. E il dice che questa era nuova non è nuova, ma è il ritorno del regno di Saturno, del regno dell'abbondanza. No? E la chiave è ab integro, che in latino vuol dire di nuovo. No? Un nuovo, grande ordinamento del tempo, un nuovo evo, ecco, un nuovo evo ritorna. Ritorna la Vergine, la costellazione della Vergine, ritornano i regni di Saturno e al tempo stesso nova progenies demittitur alto cielo, nasce un bambino. Per cui qui c'è proprio il mescolarsi di vecchio e di nuovo. Questo verso, il verso Magnus ab integro seclorum nascitur ordo, con un cambiamento significativo, è presente nel retro del sigillo ufficiale degli Stati Uniti. I padri fondatori avevano buone letture, conoscevano il latino, e hanno nel sigillo sta scritto novus ordo, non magnus ordo. Novo soldo. Cioè, gli americani statunitensi hanno detto di se stessi: noi siamo il novo soldo, l'inizio di una nuova epoca. Proprio citando Virgilio, che invece di novus diceva ab integro, cioè sostanzialmente il contrario, diceva di nuovo nasce qualche cosa, e tuttavia mescolava al ab integro la nuova progenies. Fin dall'inizio, nel concetto di rivoluzione, c'è tanto il ritornare quanto la novità. Vuol dire che quando si parla di rivoluzione si sta dicendo sostanzialmente questo. È esistito un ordine antico che era buono. Poi questo ordine antico si è corrotto, è stato corrotto in un qualche modo per colpa di qualcuno, poi, sì. E adesso, grazie all'azione di qualcuno, per Virgilio di Augusto, per gli americani della loro stessa rivoluzione, grazie a qualcuno viene abbattuto l'ordine cattivo che era nuovo rispetto all'antico e viene generato un ordine nuovo che è l'antico. Cioè il ripristino dell'antico. Ecco. Il ripristino dell'antico è un fatto nuovo. Voi direte, ma perché? È chiaro perché. Perché l'elemento, prima che si formi una filosofia progressista della storia, prima che si formi, l'elemento di legittimazione più forte di un ordine politico è la sua vetustà. È il fatto che è tradizione. L'elemento di legittimazione è
Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Allora, la capacità di rovesciare un ordinamento e di crearne uno nuovo è sostanzialmente una capacità che non è umana. Nessuno può fare quella cosa lì. Prima che si cominci a pensare in termini di storia progressista. Tutto quello che si può fare è sostanzialmente dire è successo qualche cosa di sbagliato e noi rimediamo un errore. Una situazione primigenia, positiva, è andata corrompendosi e noi rimediamo a quella corruzione, noi spazziamo via quella corruzione. Qui c'è il plusvalore legittimante del concetto di antichità o, se vogliamo, del concetto di natura. Ma il punto che vi voglio sottolineare è questo, che questo è solo l'inizio del modo di pensare rivoluzionario. Comincia così perché per un periodo di tempo lunghissimo, sostanzialmente fino a quella che noi chiamiamo modernità, cioè all'ingrosso, la grande cesura della riforma, e con quello che ne è seguito, cioè le guerre civili di religione in Europa, la piena destabilizzazione della tradizione. Insomma. Ecco. Fino a quel momento, l'idea che, ecco, la legittimità dell'ordine politico e la struttura dell'ordine politico fossero completamente nelle mani dell'umanità occidentale, tra parentesi, perché queste cose sono state fatte solo in Occidente. Questa idea non c'era, non poteva esserci. L'idea che tutta la nostra esperienza politica è tutta a nostra disposizione, che possiamo fare tutto. E per fare vuol dire, prima, possiamo disfare tutto. Non un pezzettino, non è necessario pensare a correggere un errore, ma proprio l'idea è ciò che è la nostra vita associata è tutta, dipende integralmente soltanto da noi e se non funziona la possiamo far funzionare. Se le istituzioni sono sbagliate le possiamo radere al suolo e rifare ex novo. Questa idea non è concepibile, letteralmente non è concepibile fino a quando l'Europa è un'Europa cristiana. In realtà il cristianesimo, da questo punto di vista, si inserisce sopra una tradizione di pensiero lunghissima che sostanzialmente dice le condizioni dell'esistenza umana non nascono completamente dagli uomini. Esistono delle verità, esistono delle regole, esistono delle virtù, esistono delle disposizioni tanto divine quanto naturali, sono la stessa cosa sostanzialmente, che ci dicono come si deve vivere. Se si vive male è colpa di un peccato, è colpa di vizi contrapposti alle virtù e quindi ragioniamo in termini di educazione, moralizzazione, estirpazione dei vizi, ma sulla base di una intelligenza precostituita della non è un modo di ragionare stolto o inferiore. Dante, che non è né stolto né inferiore, ragionava così. Non pensava che il mondo andasse bene, neanche per idea. Pensava che andasse malissimo, ma non pensava che il rinnovamento consistesse nel radere al suolo il mondo e nel rifarlo, perché il mondo aveva già il suo ordine al tempo stesso naturale e divino, e morale, politico, e se non ce l'aveva questo ordine, se il mondo appariva ed era disordinato, era colpa di questo, di quello e di quell'altro, e del cattivo modo di intendere le scritture, e del cattivo modo di
ignorare la differenza che c'è fra l'impero e la Chiesa, eccetera, eccetera. Cioè, errori gravissimi, tutto quel che volete. Però la politica consisteva, semmai, nel raddrizzare i torti. Questo modo di ragionare è contenuto nella semantica della rivoluzione, ma la rivoluzione è un'altra cosa. La rivoluzione, la parola rivoluzione è una parola vecchia che in realtà viene adoperata in modo chiarissimo dalla metà del Seicento in poi, cioè dopo che l'Europa si è gustata più di un secolo di guerre civili e di religione, in modo chiarissimo non per ripristinare qualche cosa di vecchio, ma per inventarsi un ordine nuovo sulla base dell'idea, per la prima volta nella storia, che tutto quello che è la vita associata degli esseri umani dipende integralmente da loro. E se va male, non è colpa di un vizio, di un peccato, è colpa di quel che ci pare. Il punto è, possiamo abbattere, radere al suolo, fare tabula rasa, cioè la plasticità del reale, la infinita plasticità del reale. Perché? In che cosa consiste? A che cosa è dovuta la plasticità del reale? Nel fatto che il reale è scomposto, è plastico nel senso che non ha una forma precostituita, perché è fatto non di blocchi, non di corpi, ma di atomi, di individui. Questa è la grande idea. Se tu ragioni sulla base di blocchi, corpi, fai molta fatica a rivoluzionare. Al massimo fai un gioco di, come con l'ego, no? A di assemblaggi. Ma se pensi che la vita associata sia un insieme di individui, allora tu hai davanti a te la possibilità di ruotare, modificare, giostrare all'infinito. Questo è la rivoluzione, l'idea della infinita plasticità del reale, che idea che può svilupparsi soltanto se A, non c'è più disponibile alcuna idea fondativa, fondamentale, alcuna legittimità data rispetto alla quale l'esistente malvagio sia soltanto un errore. B, se hai l'idea che la società non è fatta di corpi, corpi collettivi, ma di individui, idea che ad esempio Dante non ha per nulla, perché non è vero che la società è fatta di individui, è semplicemente non vero, ma è un'idea fenomenale per chi vuol fare la rivoluzione. Nessuno di noi è un individuo da solo che da solo abbia un qualche significato, tutti noi facciamo parte di corpi, di più corpi oltretutto. Però certamente dire la società è l'Italia è 60 milioni di individui, è completamente falso, perché l'Italia in realtà è un insieme di corpi intersecanti, di corpi collettivi che si intersecano, di imprese, di istituzioni, ma di quel che volete, ma certamente non di individui. Però se vuoi fare una rivoluzione ti viene benissimo, perché vuol dire che quei 60 milioni si sono stufati di un certo ordine e poiché la società è un insieme di atomi, si riassemblano gli atomi e ne fai un'altra di società. È fenomenale per fare la rivoluzione, è un'idea sbagliata, ma rivoluzionaria. E chi ce l'ha questa idea? Cioè, sono le punte del pensiero filosofico che hanno questa idea. Il mainstream continua a ragionare in termini di corpi. Fino a luglio del 1789 l'Europa pensava a se stessa come un insieme di corpi. E come un insieme di corpi vengono convocati gli Stati Generali in Francia, che sono la rappresentanza corporata del paese, no? I ceti. Per cui gli orologiai di Lione mandano il loro rappresentante, gli abati del Calvados mandano il loro rappresentante.
Poi improvvisamente si dice, bene, adesso votiamo non più per ceti e per ordini, ma votiamo per teste. Siete 900 atomi, non siete 100 corpi. Ed ecco che il mondo è cambiato, da così a così. La Francia è disponibile ad ogni ristrutturazione. Poi puoi dire che è una rivoluzione perché è il ritorno all'antico. Ovviamente non lo è, non c'è mai stato un antico in cui gli individui fossero individui, le società fossero di individui. Non c'è mai stato. E infatti, in nessuna delle tesi rivoluzionarie c'è questa ipotesi. Però, guarda un po', c'era 150 anni prima fra i Levelers in Inghilterra, che erano rivoluzionari, tanto che volevano rifare l'Inghilterra, poi Cromwell non gliel'ha lasciato rifare, però insomma questi volevano rifare, era una rivoluzione con una forte motivazione economica, no? Livellatori, ecco. C'era la loro poesiola che diceva quando Adamo zappava e Eva filava, allora non c'erano nobili. Vedete, per tagliare la testa ai nobili, questi avevano ancora bisogno di dire che si tornava indietro. Volevano tagliare la testa ai nobili, ma però si legittimavano questa richiesta con l'idea di un ritorno. E invece nel 1689 si comincia a preparare il grande taglio delle teste del 93 senza dire che si torna indietro. Ma neanche dicendo che si va avanti, perché anche questo va chiarito. La rivoluzione non coincide col progresso, anzi spesso sono due concetti opposti politicamente. Il progresso vuol dire se lasci che le cose procedano, andremo sempre meglio. La rivoluzione non è un procedere, non è un fare un passo avanti. La rivoluzione è un taglio. È un salto in un ordine nuovo. Però certamente la rivoluzione si fa meglio in un contesto intellettuale nel quale il peso del passato non ci sia. Ecco, né inteso come la tradizione a cui è giusto ritornare, né inteso come il punto di partenza di uno sviluppo. La rivoluzione lo si fa bene quando si dice la tradizione è il male e lo sviluppo è fallito. Abbiamo creduto alla tradizione. La tradizione è menzogna, ovvero sia è autorità, ovvero sia è un principio di ordine politico che non deriva dall'uomo. Auctoritas vuol dire che c'è un terreno sul quale e a partire dal quale c'è una forza, l'autorità, che fa crescere. Perché autoritas viene da augere, ma augere non vuol dire crescere, vuol dire far crescere. Per cui abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia crescere. Questo qualcuno è a Roma il Senato, e dopo diventa l'imperatore, che non a caso è Augustus, cioè l'accrescitore, e poi è sostanzialmente il combinato disposto di impero e chiesa, senza i quali noi moriamo come delle piante private del loro terreno. Ecco, allora, la rivoluzione la si fa quando si dice noi cresciamo da soli, siamo diventati adulti e maturi da soli, non abbiamo proprio bisogno di nessuno che ci faccia crescere. Kant, l'uscita dallo stato di colpevole minorità. Qui non ci sono minorenni che hanno bisogno del papà. E se qualcuno fa da papà, gli tagliamo la testa. Questo è il principio di una rivoluzione, che non abbiamo bisogno dell'auctoritas,
il nostro nemico è l'autoritas, ovvero sia il nostro nemico è colui che ci impone l'autoritas con le cattive, oppure quelli che dicono lasciamo che il progresso si sviluppi da solo, che è un po' meno imbarazzante, però a un certo punto, siccome il progresso non si sviluppa da solo mai, qualcuno comincia a dire il progresso non c'è, il progresso è contraddittorio, il progresso è un regresso, si stava meglio quando si stava peggio, qui non ne verremo mai fuori finché le cose stanno così, e allora, siccome siamo in età moderna e non crediamo più nella stabilità ontologica della politica, siccome siamo in età moderna e ci siamo inventati che le società sono fatte di individui singoli infinitamente giocabili e quello che sta sopra può andare sotto e quello che sta sotto può andare sopra, e allora facciamo l'evoluzione contro il progresso e contro anche la tradizione, evidentemente. Contro il progresso vuol dire il pensiero rivoluzionario in Inghilterra, contro la tradizione vuol dire contro quello che in Europa continentale era l'ancien régime e il principio monarchico. Ecco, il principio sotto il profilo politico, il principio monarchico, vanamente restaurato a Vienna e destinato a morire di lì a 20 anni.